lui ha sempre avuto una riservatezza nei progetti che faceva, no? Però questo in particolare, secondo me, aveva segnato, stava segnando qualcosa nella sua vita. E ne parlavo con pudore, come ha sempre fatto rispetto ad alcune cose, no? Però qui c'era un pudore particolare. Allora mi ha molto incuriosito questo suo atteggiamento. Quindi gli ho fatto qualche domanda, ovviamente, ma cosa andrei a fare, cosa pensi di fare? E come al solito i progetti non li aveva ancora scritti, cioè aveva proprio un'idea molto vaga. Dopodiché quando ho visto il film sono rimasto colpito molto da questa sua leggerezza nel raccontare questo mondo, questa, anche cioè, Il Vero Diamante la chiama a giusta distanza, riprendendo il titolo di un film di Carlo, no? E, però con la sua capacità di raccontare queste storie e di avvicinarti a un mondo che è sempre visto lontano. E alla fine comunque mi sono chiesto, ma chissà Carlo com'è stato là, perché so che lui non sopporta la situazione difficile da vivere, no? E il risultato è stato veramente commovente, leggero anche, no? Insomma, il magico ragazzino che cade dal triciclo, che è estremamente comica come cosa. E questo disagio che c'è continuo, no? Che te lo comunica, però ripeto, appunto con la capacità di non cadere mai nel patetico.